La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Praterigno. Eccoci. Ciao Giulia, come stai? Ciao, abbracci? Sì. Oh, un bel abbraccio. Ah, sì, bello forte. Come stai? Tutto bene, tu come stai? Tutto bene. Ma le cuffie sono attaccate a qualcosa oppure sono per outfit? Al tuo telefono? Perché mentre guido sono in chiamata. Ah, bene, ottimo messaggio da mandare a... con le cuffie. Quindi se uno ti suona il clacson tu non senti. Ma sì che sento, mica così forte. Sono delle cuffie. Ma scusa, usare l'altoparlante della macchina no? Non ho il Bluetooth collegato bene, si sente male. Cavolo. E niente, perché ho brillantini chiedevi? Sì, è quella la domanda, cazzo. Perché oggi ho ordinato delle scemenze su AliExpress, che è tipo un sito dove io compro le cazzate. Certo, tipo Wish. Esatto, però proprio le cazzate tipo le cose per i brillantini, le cuffione, le stronzate. E ho comprato una roba che avevo visto su TikTok che metteva brillantini sui capelli, volevo provarla. Belli, belli. Guardate, guarda quanti sono qua! Guarda quanti sono qua, non li avevo visti. Eh sì, se ne vedono un sacco. Posso staccarne uno? Staccarne? No, dai, no. Ma come non si ne ho messi così tanto. Ma te ne sono attaccati con la colla? No, non lo so. Secondo me è tipo gel, è tipo gel. No. Ma tu come se li hai appoggiati sulla testa? Allora, c'è la macchinetta apposta che è una cosa, non lo so, sì, forse colla. No, comunque non sembra forfora, ragazzi, dai, non è vero. No, fidatevi che dal vivo non sembra forfora. Da lì può sembrare un po' forfora, però non è forfora, perché si vedono anche i colori da qua, cioè si vede l'azzurro, il bianco, il... Sì, bravo, che osservatore. Il blu. Sì. L'ho messo anche qua. Sugli occhi? Questi sono grigi? Sì. Non so, peso, non so, peso. Allora, tu se ogni tanto fai questi outfit... brillantosi. Sì, brillantosi. Ma tu pensi di essere meglio così che struccata? Non penso... Sì. Veramente? Sì. Come mai? Vabbè, perché sono più donna. Più donna? Sì, struccata sono un pochino più bimba, secondo me. Così c'ho le labbra definite. Cioè, così non sei più bimba con i brillantini? No, vabbè, anche c'entra, ma non è che per i brillantini che struccata, intendo truccata in generale, non è in sé il brillantino, sti cazzi è il brillantino. Non è che mi cambia l'età. No, io non ti ho mai visto con i capelli legati, proprio con il codino. La coda? No, ma non lì, cioè proprio con tutti raccolti con la coda qua. Però siamo andati al... ho paura che levo i brillantini. No, ma non si levano, fidati. Perché? Ma perché voglio vederti con la coda? Se posso, se non vorrei farti una richiesta che... E comunque ti ricordi quando siamo andati al Comics, quello? Al Torino Comics. Lì avevo i capelli legati. Ah sì? No, è impossibile perché me lo ricorderei. Avevo lo chignon. Lo chignon. Ok, non così. Devo legare tutti. Vai, fai un nodino. Dai, va bene. No, stai veramente bene, fidati. Ma va bene così. Sì, stavamo bene di brutto. Io non mi piace quella coda perché mi fa il viso troppo grosso. Sì. È enorme, figa. Effettivamente enorme, cioè. Veramente grosso. Quindi tu non ti fai mai la coda? Raramente. Guarda che qua sei rovinato. Dove sei rovinato? 17 mesi, punto Giulia. Salutami almeno te che Simone mi scamma da 17 mesi. Dai che lo scammi da 17 mesi. Vabbè, non c'è 17 senza 18. Hai visto il penguin che è stato bannato da Twitch? No, perché? Perché ha augurato la morte a delle persone. Davvero? C'è la clip? Sì. No, l'hanno tolta ovunque. No, assurdo. Sì, pazzesco. E non glielo ridanno, secondo te? No, per un bannato per sempre. Per ma ban? Per sempre, perso il lavoro. Troppo figa Giulia. Poverino. Tu l'hai chiamato per aiutarlo, no? Perché sono stronzo. No, comunque non è vero che è stato bannato. Però ha rischiato di brutto, anzi la clip fa molto ridere. C'è una clip su TikTok perché c'è un calciatore. Cioè, ciao Giulia, un bacio. No, non si può vedere, è bannabile. Dai. No, è bannabile. Comunque Giulia, sei veramente particolare, strana oggi. Sei un po'... fatto... Grazie Pirone Luca, grazie Alberto. No. Non sei alterata. No. Non ci mancherebbe. Era solo per capire. Vieni anche tu dopo da Miles, vero? No. Come no? Mi hai fatto la live per poi andare da Miles? Vabbè, faccio una live e vado a casa. Ma come? Cosa vuol dire? Ma veramente? Ma come? Perché? Ma scusa, è d'accordo che andiamo da Miles? Vabbè, che cambio?
Vabbè, cambia che non ci sei. Ma chi c'è? No, no, io ci verrei. Cioè, io ci verrei perché a me Miles mi piace un sacco come suona. Ma? Ma chi c'è? Perché ti interessa sapere chi c'è? Perché grazie mi cambia. Che, dimmi chi vuoi che non ci sia. E poi dove stiamo? Dille che la vedi siamo dentro la console. Fidati, ho organizzato anche io sta roba con lui. È tutto a posto. Ok. Quindi vieni? Sì. È stato facilissimo convincerti. È stato veramente facile. Infatti non è che ero troppo convinto di non venire. Quindi in realtà sto verrai. Sto pensando. Sì, sì, sì. Vabbè, ma ormai tu, ho visto pure che hai... Cioè, ti ho visto nella storia con... Brisida. Con Brisida. Posto, sì, quindi. A posto. Ma più che altro... Quindi no, basta, non hai più... No. Ma non è che abbiamo parlato, Però io sono amica di Natasha, lei è amica di Natasha. E quindi ci siamo beccate lì per caso, perché io non sapevo che lei venisse, stavo già andando. È venuta e non certo ho detto... Basta, cioè. Ma sì, ma dai, mica Brisida è simpatica. Io ti ho sempre detto che Brisida è simpatica, porco Giuda. Ho fatto le sue cazzate, però è simpatica. Cioè, comunque è una brava ragazza. Ah, porca miseria. Punto. Punto. Vedi, ma che timing, tra l'altro. Non sei d'accordo? Boh, cioè, esagerato. Non è che ho detto che ci ho parlato. Ho detto che siamo state nella stessa stanza. Non abbiamo, che già, non abbiamo conversato, Zero conversation. Però siamo state nella stessa stanza senza creare problemi. Non c'era neanche tensione, per dirti. E, cioè, grave che non ci sia tensione. Perché io sono stata proprio... io parlavo liberalmente. Ero liberalmente. Liberamente, ero ironica con i miei amici. Cioè, non è che ero là che mi facevo rodere il culo, capito? Quindi è stata una situazione tranquilla. Da qua a dirti che persona è, non lo so, cioè. Certo, certo. Oggi Giulia è proprio strana. È particolare oggi Giulia, è vero. Tanto pensa che ieri... Bau bau. Altro schema. Oddio, è veramente grave sta cosa. Vabbè, la metto qua. No, stai ferma. La metto qua. Stai ferma! Oh, abbassa la cazzo di voce, testa di minchia. Ma ti sembra il modo di parlare a me? Mica ero qua? E tu pure, allora, e tu pure mi hai risposto male. No, io non ho risposto male, io ho risposto a me stesso. Grazie dicendo smettila. Cioè, non è che ho insultato te. No, l'hai detto a me invece, bugiardo. Non posso capito, ho detto smettila. Di Giulia strafatta. No ragazzi, Giulia non si droga, state tranquilli. Zero. Grazie Corsetti, grazie Gianni93L. Ma tu sei mai fatto una canna in vita tua? Sì. Sì? Sì, è successo. Quanto tempo fa? Non lo so, è successo. Quando eri piccola? No, quando sono andata ad Amsterdam. Quando è che sono andata ad Amsterdam? 2 ore fa? No, chiedo. Simone! No, ho chiesto quando sei andata ad Amsterdam. 2 anni fa. 2 anni fa, ok, ci sta. Bella Amsterdam? È carina. È carina, ci sta, è un bel posto, eh? Un bel posto. Sono i musei, sei stata al museo di Louvre? Louvre? Sì, sì. No, sono andata da Van Gogh. Meno male. Vabbè, ci sta. Comunque, l'importante è quello. Mm-mm. Ma com'è questo contatto fisico oggi, Giulia? Ma perché no? Non ci vediamo da un botto. Vabbè, no. Tu sei lontano. Grazie. No, vabbè, però ti chiedo solo una contestualizzazione. Ma hai appena messo in carica la tua? Ma da quanto che non fumi un IQOS tu? Da un mese. Da quando ce l'hai tu? Da quando ce l'hai tu? Quindi non ho una dipendenza, visto? Sono riuscita a stare tutto sto tempo senza fumare? Mm-mm. Eh sì, eh sì, ci sta, effettivamente. Guarda che belle scarpe, ti piacciono? Vediamo? Belle, falle vedere un attimo. Aspetta, scusami, Belle, che numero sono? 38. Ma sono tutte rovinate. L'hai fatta apposta. Ah, minchia. Aspetta, come mia nonna quando andavo con i jeans strappati mi diceva: mamma mia Simone, ti compri già i jeans rovinati? E dicevo, nonna, purtroppo è così, quindi... Non c'è molto da fare. Tu cosa ne pensi del corpo di polizia? Io lo adoro. Cioè io sono pro polis. Meno male che esiste. Meno male, cioè senza polizia il mondo sarebbe... Cioè già così fa cagare, figurati senza la polizia. Ovviamente, cioè come in tutti i lavori, se sbaglia a svolgere il tuo lavoro fai qualcosa di sbagliato, ma come in tutti i lavori. Ma non penso che... non faccio di tutta l'erba un fascio. Come ci sono gli stronzi che abusano di potere. Cioè non... come ci sono gli stronzi che abusano di potere, ci sono anche i poliziotti che invece cercano di aiutare il nostro... Come quelli società. Che erano andati dal vecchio di 90 anni a fargli compagnia. Non so se hai mai visto l'articolo. No. Che c'era un vecchio di 90 anni che era rimasto da solo, eccetera. Aveva chiamato la polizia al giorno di Capodanno chiedendo: scusate, sono qua da solo, vorrei qualcuno per il brindisi. C'è qualcuno che può venire a fare il brindisi con me, che sono da solo?
e due poliziotti sono andati da lui a fare il brindisi con lui. C'è la foto dei poliziotti che brindano con lui da solo a casa. Che carino! Hai visto? Che carini! Vabbè, minchia, se non ci vai sei un pezzo di merda, cioè lì non è, cioè, è quasi, minchia, cosa fai, non vai? Ho capito, però a mezzanotte magari stai con... No, beh, ma ovviamente erano... Il corpo di polizia, non lo so. Sì, a brindare con i colleghi. Cioè. Magari sì, che cazzo ne so. Dai, che cazzo brindisi. Però che bella cosa. Tu cos'è che sei brava? Niente. Purtroppo. Non sei brava a fare niente? No. Niente. Non c'è qualcosa che sei brava a fare? No. Ho sempre stato un mio problema non essere brava a fare niente. No? Io so fare tutto, ma non eccello in niente. Questo è il mio problema. Non c'è niente in cui eccelli. Beh, se sei Giulia Paglianiti conosciuta sui social, qualcosa hai accesso. Mica sono eccellente. Ce ne stanno meglio. Beh, quante ragazze come te proveranno a diventare una Giulia Paglianiti? Vabbè, però ce ne sono milioni più meglio di me. Ok. Hai accesso nell'avere follower su Instagram? No. Come no? Quante vorrebbero avere i tuoi follower? Vabbè, ma mica... Kim Kardashian ne ha 35 milioni. Ho capito, ma quante... Vabbè, cosa c'entra? Non è che ti prendo. Non ho accesso. Come si dice? Vabbè, allora anch'io non ho accesso in niente. C'è gente che ha 100.000 aspetto. Cosa c'entra? Vabbè, non... Cosa c'entra? Non è che devi essere per forza il migliore in tutto. Se no, nessuno eccelle in niente. Solo i migliori eccellono. Cosa c'entra? Non è il calciatore, nessuno eccelle. Solo Ronaldo e Messi? Cioè... Sì. Che discorso è, Giulia? No, eccellere non vuol dire essere il migliore, non vuol dire eccellere. Eccellere vuol dire avere degli ottimi risultati. Mi considero che sono stata brava. Capito? Ma quindi è eccelso nella tua cosa? No, eccelso sono stati i pochi che ce l'hanno fatta davvero un botto. Io non ho, ma non so neanche se si dice eccelso. Comunque non ho, si dice secondo te? Sì, sì. Sono stata brava, ma non ho eccelso. Beh, nel vestirti ti eccelli. Sono brava. Eccelli. Black Dope eccelle. Beh, c'era qualcosa in cui eccelli? C'è qualcosa in cui uccelli? Scherzo. Magari sei brava. Sì, in quello sì. Veramente? Boh. Sì, tu sai cantare? Perché tu hai fatto il trend di Crazy cantando male? Mi ha fatto troppo incazzare quella roba. Perché? Ma perché non so fare quell'acuto. Come no? No. Fallo. Non sono capace. Ma te lo giuro che non sono capace. Fallo, dai. Oh, ma te lo giuro che non sono capace. Ok, non fare l'acuto, però cantalo decentemente. Perché ti giuro, quel TikTok lì mi ha fatto incazzare. Sembra che non sei capace di cantare, ti prego. I remember when I lost my mind to your face. Non lo so. Però già... No, ha pure cantato a bassa voce, è stata pure brava. Porca miseria, io ho visto quel TikTok e ho detto, oh, finalmente Giulia fa vedere le sue doti canore. E invece no, ha fatto il TikTok ironico dove la sua amica canta bene. Cioè. Ma lei è molto più brava di me. Sì, vabbè, raga, voi siete dei falsi, cioè, ho stonato tutto. Vabbè, comunque. Ho stonato tutto. Dai, no, ma la fai tu, mi hai fatto fare sta cosa, ma la fai tu. No, la fai tu. No. Sì. Non la faccio io. Dai, no, la non fai la tu. Faccio. No, perché? Perché sono la mia voce è presa dalla copyright. Non la faccio. Dai, falla. Non la faccio. Ma perché no? Perché io l'ho fatta e tu no? Perché tu non mi hai detto non la voglio fare. Neanche anche tu mi hai detto che non la vuoi fare. No, tu non mi hai detto che non la vuoi fare. Cioè, me l'hai detto, ma io te l'ho fatta fare, l'hai fatta. Ora, se vuoi, mettimi la base. No. Dai, però, scusa, pure tu sei brava a cantare, dovresti farla. Che bello, Sfera. Ha già fatto 30 anni, hai visto? Che bello, non so, che bel ragazzo? Sì. Te lo scopresti? Ma che frase è? Se venisse a te e dicesse... Ehi Giulia, scopiamo. Cosa diresti? Direi un figlio, però sì. No. Assurdo. Ti farebbe stare a fare sesso con un uomo che ha un figlio? No. No? Che ha 4 figli? No. Che ha un'ulcera sul pene? Sì. Ok. Tu vorresti un figlio? Milioni. Se rimanessi incinta adesso, cosa faresti? Per un errore? Non mi va di esprimermi. Perché? Ma perché speriamo che il Signore mi voglia bene, mi guardi giù e non faccia che cazzo. Guardi la tua ovulazione, la sì. Interrompa in caso? Esatto. Ok. Vabbè, tu hai fatto le storie del bastone che ti sei messo? Sì. Hai fatto un bastoncino? Infatti, in teoria, io sono coperta per 3 anni. Per 3 anni? Come funziona sta roba? Perché io non so un cazzo di storia. È una figata. Praticamente è a rilascio graduale. Mm.
E praticamente questo bastoncino che ti infilano con un ago, ma non fa male perché ti mettono la crema, e resta lì. E praticamente poi dopo 3 anni lo vai a cambiare, devi fare delle analisi per vedere se puoi portarlo, perché ad esempio se hai già l'acne puoi indurti ai brufoli. Nel mio caso ad esempio mi hanno detto che c'era questo rischio, per fortuna poi non è successo. E niente, top, ti riduce. L'unico sbatti è che il ciclo non è tanto regolare, ma ce l'hai pochissimo. Io ne ho pochissimo, perché tipo dura poco. Ce l'ho, sì, e ho solo delle perdite. Non ho proprio capito. E tu senti, ma è letteralmente un bastoncino, ma che dimensioni parliamo, tipo? Così. Così ed è di tipo di gomma. Cioè, si piega. Ed è sotto la pelle? Sì, vuoi provare a toccare? Sì. Ah, perché si sente? A me fa l'impressione un po' sta cosa. Fa un po' impressione. Io calcolo che per i primi mesi non ho toccato perché mi faceva schifo. Posso? Non lo devo trovare. Non lo trovo. Minchia, perso. Chissà dove cazzo è finito. Magari ce l'hai nella testa. Dirigimi tu con la mano. Dai, spingi. Ciao. Boh, vabbè, non sento niente di... Love you. Cioè, non mi sembra una presenza estranea. E non fa male? Qua, qua, qua. Prova a toccarlo da così. Ma di qua? Dove di c'è il mio dito? Qua? No, qua dove c'è il mio dito, di qui sotto. Più di inverso di me. Ah, sì, sì, sì. Oh. E questo qua ti protegge a che percentuale? 99,9. 99,9... Cioè, adesso parlando proprio dalla terra, cioè se un ragazzo ti dovesse comunque concludere dentro... Ma io faccio così. Ah. E ti protegge al 99,9? È più sicuro anche della pillola. E perché non fanno tutti questo? Boh, perché è nuovo. Cioè, non c'è da troppi anni. Sì. Come si sta? Quando è l'ultima volta che hai fatto sesso? Boh, 3 mesi fa. Tu? Non è che se ti faccio una domanda tu? Non è rilevante. Tu? Non è rilevante. Coglione, no. Tu? Ma perché coglione? Ragazzi, che se scopo su un coglione? Scusa, non ho capito. No, però non lo dici. Vabbè, quindi? Io non è che ti obbligo a dirlo. Ti faccio una domanda, tu puoi dire, no, non lo dico. Basta. Non è che di per forza poi... Sì, lui ieri sera. No, 3 mesi fa. Dai, sei un coglione. No. Non rispondo. Ma io non rispondo, io sono quello che non risponde, Giulio, devi capire che io alle domande personali non rispondo. Cioè, è così. Che cazzo me ne frega voi di sapere quando ho scopato, scusate? Ieri. Che cazzo me ne frega? O l'altro ieri. Poco cambia. Di recente. Che vuol dire tutto come vuol dire niente. Vabbè. Di recente. Dimmi. Ciao. Una vita senza pizza o una vita senza sesso? Senza pizza. Proprio. Comunque, allora, ti devo proporre una cosa... Sei in via voce, No, so, certo. Bro, ma per qualche strano motivo, hai dei cappelli natalizi in casa? No. Merda. Sì, però queste cose qua ci devi pensare prima, figa. Le con la puccia armata. No, lo so, però è questa roba, una gag... No, però se vuoi ho una tuta abbastanza natalizia. Ciao! No, però non mi No, però farebbe molto ridere se facessi il set con quella tuta. No, ma non è una tuta, è tipo una roba che te la metti sopra. Me l'ha dato Gaia. Ma non è natalizia, fa solo cagare. Me l'ha dato lo Gaia Clay. Vabbè, ma è un pigiama, infatti. No, è una bomba. Ma è un pigiama. Ma è un pigiama. Ma che cazzo è? Dire tapis? Ma è un pigiama. Ma contenta la gaiola. Ma te l'ho dato per dormire, mica per andarci in giro. Ha aggiunto Jody. Cos'è aggiunto Jody la chiamata? Ma figa, ma siamo in live. Appunto, ma è contenuto, dai. Che cazzo il contenuto è? Tanto ma che cazzo il contenuto è? Vai, aggiungi. Ciao Jody, siamo in live, Lo so, stavo guardando, meno male che non è videochiamata perché sono nudo. Come no, peccato, cazzo. Vabbè, comunque, no, volevo dirti, ma per qualche strano motivo, te hai dei cappelli natalizi in casa? Vabbè. Sì, uno. Cazzo. Bro, lo puoi portare? Sì. Portalo. Vai. Grande, Jody, sei la salvezza. Sì. Aspetta, vi scrivo in chat cosa faccio. Va bene.
Dai, spoilerò adesso. Spoilerò adesso perché sto guardando la live. Lo dico? All I want for Christmas is tutta black. Tutta black. Però devi serve il cappello. Ce l'ho, l'ho già messo via. Bello. Molto bello. Ciao. Grazie, Gabbo. Ragazzi, io vi saluto. Vado. Ciao bello, ci vediamo dopo. Arriviamo. Ciao. Grazie per i beat. Ciao. Giuliano. Jody, portaci a belle donne. Tu hai mai tradito? No. Mai. Sei mai arrivato al punto di starlo per fare? Sì. Hai lasciato prima. Cosa hai fatto? Non lo volevo in realtà. Mi sono addormentata sulla spalla di questo mio amico. Mm-hmm. È solo che eravamo ubriachi, ma giuro, io non ci volevo fare niente, io volevo solo bene. Mm-hmm. E stavamo parlando così, io lo vedevo che lui un pochino flirtava, però boh, non c'era troppo peso. E lui, quando ho chiuso gli occhi, mi ha dato un bacio a stampo. Mm. E io l'ho spinto via, gli ho detto, sei pazzo! E lui? Me ne sono andata. Boh. Ma questo qua è Andrea Fratino? No. Ma è uno dei social? Sì. Chi è? No, posso mutare, me lo dici, ma sono curioso. Sì. Vabbè, tipo, puttaniere incredibile. A me non mi ha mai fermato. Mai. Mai. E non è che mai visto un posto di blocco a Milano, onestamente. Mai pieno. Ma che cazzo dici? Pieno. Ma non ne ho mai visto fermato mezzo. Solo a Milano. Adesso, cioè, io ho una vita serale abbastanza importante, no? E vado sempre con la macchina. Non ho mai visto un posto di blocco in vita mia. Mai. No, io sì. Io mai. Cioè, non so, fare delle strade strane. Io non ho mai visto un posto di blocco. È pazzesca sta roba. Però, ma non me la voglio tirare, però. Vabbè, io comunque se mi fermassero io guido sempre sobrio, quindi buonasera, sono tranquillo. Clau. Perché non esci di giorno. Vabbè, ma di giorno, cioè, ma se mi fermano, cioè, nel senso, massimo la sera, cioè, non che io guidi ubriaco, però, nel senso, mi porrei il problema più la sera piuttosto che il giorno. Il giorno se mi fermano, massimo magari ho dimenticato la patente, capito? Mi prendo la multa. Se mi beccano ubriaco alla guida, già è diverso. Non che io guidi ubriaco alla guida, vorrei sottolineare questa cosa con inchiostro indelebile, però... Non che io guidi ubriaco alla guida. Non che io guidi ubriaco alla guida, certo. No, non che io guidi ubriaco e basta. Guidi alla guida, hai fatto una ripetizione. Rafforzativo si chiama? Secondo me è sbagliata la struttura della frase. Sì, è sbagliata, ma io ho la licenza poetica, quindi era forse io lo posso usare. Una volta mi hanno anche chiesto di aprire il baule per controllare cosa ci avessi dentro. Sì? Sì. Però ero in zona rossa ed erano le 4 di notte. Se un poliziotto ti dicesse... No, rispondo. Come rispondi? Non è non rispondo. Ma non hai creato la domanda? Ma so già cosa mi stai chiedendo. Cosa? Se un poliziotto mi chiedesse di pagarlo in natura per se ho fatto un'infrazione, cosa risponderei? Voglio bere un po' d'acqua. Certo. Sei contento di aver preso la Tesla? Non ho preso la Tesla. Ma sei uscita la clip che c'avevi la prima? No, non è mia. È la macchina di un... Un tuo amico. No, non è un amico. È un bastardo anche. No, comunque non ho la Tesla, Giulia. Tu sei contenta di aver detto una cazzata? Sì, sono contenta. Ho la mia solita Clio rossa, lo sai. Siamo andati l'altra volta con la mia Clio rossa a Brescia. Mm-mm. Non ti ricordi? Sì, sì. Allora. Basta. Che Valentina è andata a sbattere. È andata a sbattere con la mia Clio rossa. Meno male che era la Clio rossa, perché fosse stata una Tesla, sarei incazzato. Non saremmo più amici, probabilmente. Grazie per aver seguito questa live, un bacione. Grazie Giulia per essere venuta, grazie Giulia di Rubino per essersi uniti prima. E venite al concerto di Miles. Se entrate all'ingresso potete comprare comunque il biglietto, è il gate adesso, quindi già preparatevi per uscire se volete venire. Ci vediamo là, un bacione. Grazie Giulia, bello il cappellino. E niente, buonanotte, buon tutto, buone feste. No, non so che cazzo sia oggi. Santo Stefano, Sant'Ambrus. Sant'Ambrus. Un bacione ragazzi. Ciao. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Quest'amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare?